Devo dire che diciamo, non so se ha fatto presa su di voi, a me sono tematiche che interessano molto, spesso, direi quasi sempre, si pensa alla pubblica amministrazione come un qualche cosa, diciamo così, con la quale avere un dialogo, o se si è magari, come diceva Gianluca, superato dei limiti di velocità, o se bisogna rifare la carta d'identità. Direi che invece è un argomento inesplorato, almeno nel nostro paese, e anche dal punto di vista di quello che possono fare i cittadini, diciamo così, proprio anche a livello personale, è un qualche cosa, secondo me, veramente affascinante, nel senso che gamification, va detto anche in termini, diciamo, italiani, avrebbe la stessa presa, ed è un po' anche, diciamo, la riflessione che può nascere, diciamo, stasera. Noi, potete crederci o no, sono in 5 mesi circa, facciamo 6 anni che tentiamo in tutti i modi di costruire questa serata, ci siamo guardati in faccia, non siamo naturalmente gli unici, dopo infatti arriverò ai ringraziamenti. Non voglio dire che il desiderio è sempre quello magari di avere una, diciamo, una partecipazione un pochino più compita, e però anche se le cose vanno così, devo dire che appunto siamo qui per interrogarci, per cercare di migliorare, quindi gli argomenti che ha citato il professor Sguaio secondo me verranno fuori durante questa serata e saranno argomenti che terremo ben presenti anche in futuro, perché il desiderio nostro è che tutte le persone che entrano in contatto con noi, i relatori, gli amici o chi partecipa a queste serate, sarebbe bello che si interessasse anche di quello che vogliamo fare, ci chiedesse per esempio, magari uscendo stasera, noi sappiamo che alcuni hanno già dato la disponibilità, altri proveremo a chiederlo, ci possa chiedere anche le varie slide che verranno proiettate, nel senso, io le ho viste in anticipo, come è logico pensare, sono veramente fatte molto molto bene, trattano argomenti molto interessanti e sicuramente anche solo il volerle avere sul proprio PC e poterle scorrere quando si ha, diciamo, del tempo, secondo me se ne esce molto più ricchi. Questa è una serata nella quale voi vedete il relatore, vedete me, vedete il presidente di noi, però è stata possibile perché innanzitutto ci sono state persone che hanno creduto in noi e sono anche i nostri sponsor che vedrete appunto sulla locandina, e io faccio un ringraziamento particolare, l'ordine, diciamo, è così casuale. Ringrazio innanzitutto il Caffè Minerva, nella mia persona qui presente, di Vincenzo di Gangi. Diciamo che il caffè Minerva per noi è il nostro luogo del cuore, è un luogo nel quale appena possiamo ci rifugiamo, pensiamo e facciamo anche programmazione rispetto a quello che vogliamo fare. Vincenzo è una persona eccezionale, nel senso, segue quello che tutti facciamo, e appena chiediamo magari uno spazio all'interno del Caffè Minerva per poterne combinare di ogni, e ci dice sì sì, venite pure e fate pure quello che dovete fare. Quindi un grande ringraziamento a Vincenzo Di Gangi e al Caffè Minerva. L'altro ringraziamento è alla signora Italia Ippolito, che è la titolare di Figurella. Anche lei è, diciamo, una persona che è una nostra grande amica, ci segue e anche stasera ha voluto dare il suo contributo. Naturalmente i ringraziamenti vanno anche a Gina, che ha fatto una presentazione eccezionale. È sempre difficile parlare dopo Gina perché è veramente un eloquio che lascia senza parole, cercherò di fare il possibile. E poi Pantigliate, abbiamo qui presente, non dico i nomi, dico solo Pantigliate, è un comune con il quale abbiamo iniziato a interagire ormai, diciamo, da 2 anni, è un comune dell'asse del sud-est Milano. Sì, posso dire in poche parole che interagire con loro ci fa stare bene, abbiamo delle idee comuni, abbiamo dei progetti comuni, cerchiamo di metterli in pratica. Uno di questi è l'organizzazione di questa serata, quindi un grazie a loro e anche un grazie per la vicinanza che ci fanno sentire. Si dice con una, diciamo, con un'espressione a volte un po' così, nemo profeta in patria, a volte magari vediamo più diciamo elogiati fuori da San Donato che dentro San Donato, ma questa è l'ultima piccola polemica che mi sono preso.